Buon pomeriggio, buon inizio di settimana come sempre con il nostro primo piano per approfondire le notizie che da poco avete visto nella TG oggi con Luca Renzoni, le notizie di attualità perché insomma è stato un fine settimana importante da tanti punti di vista, un inizio di settimana con il Presidente della Repubblica Mattarella a Siena, in Toscana, di nuovo per inaugurare l'anno accademico dell'Università. Ne parleremo insieme a tanti altri argomenti, ovviamente con in primo piano sempre l'attenzione sulla pandemia e anche sugli sviluppi, sulla gestione del mondo della sanità. Lo faremo con dovizia di particolari, soprattutto nella seconda parte della nostra trasmissione. Intanto do la bentornata ad Erika Mazzetti, deputata di Forza Italia. Salve. Sì, grazie e buon pomeriggio a tutti. Teniamo un altro ospite che ci sta raggiungendo, un piccolo ritardo. Intanto, dicevamo, del fine settimana delicato, importante a livello mondiale, perché a Glasgow c'è stata la conclusione di questo accordo, qualcuno lo definisce al ribasso per quanto riguarda il tema ambientale. Lei è stata a Glasgow, che insegnamenti ne ha tratto, che lezione ci porta? Guardi, io sono stata come delegata dal Parlamento a Glasgow per il COP26 in quanto membro della Commissione Ambiente e lì avevamo anche incontrato il ministro Cingolani che ha fatto un grande lavoro anche pre-COP che è stato diciamo da apripista anche un po' per tutte le nazioni europee perché noi in Italia abbiamo fatto il pre-COP, abbiamo fatto il G20 e proprio da lì sono partite delle idee dove hanno fatto da tramite per tutto il percorso anche a COP26, come l'alzamento del clima a 1,5, questa è stata una proposta fatta dall'Italia e poi tutti i paesi europei sono andati dietro. E questo è grande orgoglio per noi italiani, ma anche grande centralità e ottimismo per un futuro. Si poteva fare meglio, sicuramente di meglio si può sempre fare. Io ho visto però una grande partecipazione attiva, ma anche una grande concretezza nel dare risposte, perché il mondo è ampio, ci sono diciamo tipologie diverse, distanze diverse, culture diverse e non si può pensare che in brevi tempi tutti si adeguano a un certo linea. Per cui intanto abbiamo gettato le basi per un miglioramento dello stato dell'ambiente in generale che poi si ripercuote sulla salute, sul territorio eccetera, però tanto abbiamo da fare. C'è anche da dire che l'Italia e l'Europa nel resto del mondo sono fra i migliori, certo. Purtroppo se non si adegua le nazioni o i continenti tipo la Cina, l'India, i paesi arabi dove c'è il massimo della produzione a condizioni assai peggiori sia ambientali che dei diritti dell'uomo, sarà difficile raggiungere questi parametri. La cosa a cui abbiamo puntualizzato tanto sono il discorso, uno, finanziario, perché se non si intende diciamo di finanziare anche paesi più poveri non si potrà mai raggiungere gli obiettivi. E un altro tema importante che è stato sollevato soprattutto da Cingolani e anche dal primo ministro Draghi e poi portata avanti da tutti i paesi europei è la trasparenza in cosa? Nei dati, perché se non abbiamo dati oggettivi per dire se abbiamo raggiunto diciamo i limiti rimane sempre filosofia, per cui cerchiamo di essere più concreti. Va bene tante cose, è stato parlato di portare le attività in elettrico, le macchine, altri oggetti eccetera, però dobbiamo essere anche con i piedi per terra. Io l'ho detto più volte, uno, a me va benissimo portare tutto all'elettrico, certo l'ambiente ne risparmierebbe e ne gioverebbe molto. Fatto sta, in Italia abbiamo oggi gli strumenti per andare tutto nell'elettrico? Abbiamo, no, rispondo io in questo senso, siamo ancora indietro. Allora, siamo indietro, concreti, siamo molto indietro. Abbiamo l'opportunità della transizione ecologica ora, che è una cosa fondamentale. Certo. Abbiamo gli strumenti anche qui per farla in Italia? No, vi rispondo io ora, perché purtroppo... Allora, cerchiamo prima di valutare, e lo stiamo facendo, e sono molto contenta che il governo Draghi, ma soprattutto anche il ministro Cingolani, abbia un'apertura di mente libera da ideologie e si inizia a pantare di tante nuove tecnologie che ci sono per fare la transizione ecologica, che non sono soltanto solare, eolico, eccetera, e poi si sa benissimo in Toscana i problemi ci sarebbero per riempire diciamo la regione, perché giustamente abbiamo una regione con un patrimonio, certo. Ma dobbiamo anche pensare a nuove tecnologie e lo sapete benissimo, io non me nascondo dietro a un dito,
anche tutto quello che è il nucleare di nuova generazione, perché se si vuole trasformare tutto in elettrico, e io sono contentissimo, lo vorrei fare domattina, bisogna anche arrivarci. Cioè, abbiamo delle, e poi anche tutta la parte della di trasmettere energia. Mi viene in mente la mia città di Prato, ne abbiamo parlato proprio sabato nel confronto delle categorie economiche. Ma è possibile nel centro una città avere una centrale elettrica vetusta che ha dei problemi a trasmettere anche energia all'azienda? Facciamo un piano per rinnovare il tutto. E questo è già un passaggio importante. Intanto lei faceva questo accenno a quello che è successo sabato a Prato, ha incontrato le categorie economiche, ha incontrato gli imprenditori per parlare anche di PNRR, è un passaggio, una chiave insomma importante anche sul fronte ambientale. Sì, allora, proprio in vista di un incontro che dovrebbe esserci sabato prossimo, convocato su richiesta di Forza Italia e su spinta poi del sottosegretario l'onorevole Bergamini, un incontro con tutti i parlamentari e il presidente Gianni, sabato prossimo dovrebbe essere l'appuntamento. Lo sta facendo, l'ha fatto con i sindaci, l'ha fatto un po' con, sì, un po' ecco, di... con tutti, noi l'abbiamo richiesto da tanto tempo, io oltre un anno che a Biffoni chiedevo un tavolo per Prato, con tutte le categorie economiche e la parte istituzionale e politica della città, a oltre un anno non è stato possibile averlo questo incontro. Allora, visto che i tempi stringano, questi progetti andavano fatti ieri, no prossimamente, ho deciso di convocare un tavolo in modo, diciamo, più concreto e sintetico con tutte le categorie economiche, dove ho chiesto proprio a loro le priorità per la città. Mi sono arrivate a un dossier pronto. Ce ne dica un paio. Ma guarda, la cosa che più è andata all'occhio a tutti è, uno, una transizione ecologica, ok, ma sviluppata anche e soprattutto su una modalità diversa, un'intermodalità diversa, perché okay, noi abbiamo l'interporto, abbiamo delle grandi città intorno, dobbiamo pensare una per tutte, la tranvia che da Firenze collega Prato, ma non solo il Pecci, arrivando fino al Banci, dove ci sono tutte le attività, e l'energia. Un'altra cosa importante, ti dicevo prima, la centrale, che certo, non può più esistere, perché non abbiamo cioè Prato vive sull'energia con le fabbriche. Ovviamente. E se non arriva l'energia è un problema grosso. Do la benvenuta a Cristina Giacchi, consigliera regionale del PD. Ben arrivata. E allora, sentito la parte finale dell'intervento di Erika Mazzetti, queste le richieste che arrivano da Forza Italia sul fronte del PNRR. Qui il presidente Gianni sta incontrando un po' gli eletti da tanti punti di vista. Il tempo stringe però. Certo, il tempo stringe, soprattutto stringerà il tempo delle progettazioni da, esatto, parte degli enti locali e della realizzazione dei finanziamenti effettivi, che richiede una forte accelerata sul fronte burocratico. Vorrei soltanto precisare che gli incontri interistituzionali sono già avvenuti ampiamente a tutti i livelli, con i sindaci, con l'ANCI, sono avvenuti sia in fase di programmazione degli interventi regionali, sia ora che si tratta di capire come il governo lascerà atterrare le risorse sul piano territoriale, perché noi sappiamo che una gran parte di queste risorse verrà distribuita dai ministeri direttamente attraverso o contrattazione o bandi. È chiaro che il ruolo della regione cambia a seconda che ci si trovi nell'un caso o nell'altro, ed è quindi fondamentale la cabina di regia costituita, il ruolo delle fondazioni bancarie. Sto depositando un atto a livello di Consiglio regionale proprio per chiedere che si faccia particolare attenzione al contributo che può venire dalle fondazioni bancarie, soprattutto a sostegno dei piccoli comuni, perché non ci dimentichiamo che le grandi città hanno organismi di progettazione, uffici di progettazione strutturati, che possono consentire di progettare poi questi investimenti, mentre invece per i piccoli comuni spesso la progettazione è uno sforzo titanico che rischia di sfuggire alla loro possibilità. E quindi, ecco, il ruolo delle fondazioni bancarie nel sostenere questo è fondamentale. Volevo aggiungere proprio per questo, ha ragione il consigliere regionale, ci sono delle criticità e per cui dobbiamo intercettare questo, ma proprio per questo i ministeri attualmente hanno già definito per i comuni sotto i 30.000 abitanti di fornire, diciamo, la disponibilità per poter accedere a nuovi professionisti che possono essere presi nei vari comuni. Intanto questa mattina, dicevamo, la presenza del Presidente della Repubblica a Siena per inaugurare l'anno accademico, era già stato a Pisa qualche giorno fa, oggi si apre con la presenza del Ministro Bianchi anche l'anno dell'Università Statale, sempre a Pisa, insomma un momento importante, ma la presenza della massima
carica istituzionale del nostro paese proprio in Toscana per due volte, così a distanza di così pochi giorni, per dare il là al ritorno anche in presenza dell'università, ci fa ben sperare. Allora andiamo a sentire un estratto dell'intervento di Mattarella. Noi abbiamo reagito come paese grazie alla quasi totalità dei nostri concittadini con grande senso di responsabilità, manifestando rispetto per gli altri e per l'interesse comune. Adesso stiamo affrontando un periodo in cui i contagi riprendono. L'Europa è investita da una nuova ondata di contagi ed è investita da una in paesi, particolarmente in alcuni paesi, anche grandi e ben organizzati, che appaiono in grave difficoltà. Nel nostro paese, grazie alla serietà dei nostri concittadini, la situazione è meno allarmante, ma registriamo un aumento di contagio costante, limitato, ma progressivamente e lentamente costante. Questo ci richiama al dovere di osservare con attenzione le norme di cautela che sono state indicate e di considerare l'importanza dell'affidamento alla scienza. Per questo è molto importante quello che è stato ricordato qui, l'atteggiamento dell'Ateneo rispetto all'emergenza pandemica, con un comportamento di grande pregio da parte di docenti, di studentesse e studenti, di personale. Grande saggezza, come sempre, nelle parole del Presidente Mattarella. Ovviamente poi ci sarà da capire anche cosa sarà nella discussione sul post Mattarella che scalda per il momento gli addetti ai lavori, ma insomma non sarà così all'inizio del nuovo anno. Intanto, Giachi, è il suo mondo questo. Sentire queste parole, ma soprattutto vedere le università che tornano in presenza, riscalda il cuore, si direbbe. Devo dire, riscalda il cuore e poi anche dà ragione all'importanza che ha la formazione in generale come tema all'ordine del giorno e come tema prioritario delle agende politiche. Si fa sempre un gran parlare di cultura, di scuola, di università, di formazione, si guardano ogni tanto i numeri, ma poi si fa fatica a capire che cosa significa davvero mettere al centro delle agende politiche la cultura e la scuola. Significa, come sta succedendo in questi mesi e non è successo in passato, significa mettere la scuola al centro, prevedere norme che consentano il regolare funzionamento, scongiurare la didattica a distanza, nel caso dell'università favorire un rientro in presenza che è così importante per vivere l'università anche come dimensione sociale, non soltanto come luogo della formazione individuale del luogo dove ci si procacciano le informazioni e i contenuti. Ecco, è un luogo di formazione di coloro che poi saranno chiamati a svolgere ruoli importanti nella società. Metterla al centro in un momento come questo è fondamentale, anche se i numeri come frequenza non sono i numeri magari delle grandi scuole, dei grandi plessi didattici o i numeri della scuola dell'obbligo. Ecco, però è un segnale molto importante che il Presidente Mattarella fosse là a ricordare oggi che cosa ha significato la politica di austerità e di durezza dell'Italia rispetto agli altri paesi europei. Non più tardi di qualche giorno fa, mi sembra sabato o venerdì, il ministro della salute tedesco, ancora del governo ancora in vigore per l'ordinaria amministrazione, ha citato l'Italia come esempio, dicendo: se avessimo seguito l'esempio dell'Italia non saremmo oggi nella condizione in cui siamo. E parliamo della Germania. Ecco, quindi, no, ma in questo senso è anche un messaggio a chi continua a manifestare. Abbiamo visto tante persone anche ieri con tanti ombrelli a piazzale Michelangelo, le donne che manifestano contro il Green Pass, ma l'Italia è partita prima, ma pare che si stia andando un po' in tutta Europa in quella direzione, Mazzetti. Guardi, io credo che l'Italia da diversi mesi, come dicevo prima, per il COP26, ma anche e soprattutto per questa, diciamo, pandemia, prima sanitaria e poi economica, sia veramente leader in Europa e che ormai i paesi hanno capito che noi abbiamo la giusta direzione, l'abbiamo presa, e che tutti ora si stanno pentendo dicendo: se avevamo fatto come l'Italia, forse non eravamo in queste condizioni. Pensiamo all'Olanda, che è in condizioni abbastanza pesanti, ci sono l'Austria, altre nazioni che parevano più sviluppate della nostra, che invece si trovano in queste condizioni. Per cui ben venga a continuare su questo passo.
sono sempre stato e sempre lo saprò a favore della scienza, per cui se la scienza ci dice che c'è da fare domani la terza dose, io la farò e spero che tutti la facciano, chi la deve fare, e sicuramente tutti quelli che vanno ora, che sono per fortuna una minoranza, a manifestare contro il Green Pass è soltanto una demagogia senza significato, che però va a limitare anche la libertà di altre persone e soprattutto di attività commerciali. Bene è stato fatto per tante città di limitare le manifestazioni in pieno centro storico, perché ognuno è libero di manifestare, ma non può addirittura interrompere il lavoro ad altri e la sicurezza. Per cui continuiamo così, noi siamo tutti disponibili a andare in questa direzione e ben venga che altri paesi ci seguano. Abbiamo detto della formazione a livello universitario, e lo citava prima Giachi, i numeri maggiori però vengono dalla scuola dell'obbligo, dalla scuola dei nostri ragazzi, dei nostri bambini, che sta attraversando un inizio di anno abbastanza complicato, anche se con differenze molto marcate rispetto allo scorso anno. Andiamo in provincia di Arezzo da Greta Settimelli per parlare con una preside, per capire come le nuove regole che per la scuola entrano in vigore proprio in questi giorni, come si stanno applicando. Greta. Sì, ecco, con Isamena Santini, dirigente scolastico, che tra l'altro ha diversi plessi, insomma, da tenere sott'occhio. C'è stata una casistica proprio nelle ultime ore. Che cosa è successo? Sì, abbiamo avuto un caso positivo in una classe della primaria, quindi è scattato il nuovo protocollo. Questo ci ha permesso di gestire con rapidità il caso e quindi domenica mattina tutti i bambini della classe hanno fatto questo famoso T0, quindi il tampone nel più breve tempo possibile, come indica la circolare, e stamattina sono felicemente rientrati tutti a scuola, ad eccezione di uno, dopo aver fatto il tampone ed essere risultati negativi. Quindi questo ha fatto sì che i bambini non perdessero attività didattiche e che le famiglie, le mamme potessero andare al lavoro sereni, questo anche per, come dire, salvaguardare le famiglie. Questo è stato possibile anche in base alla disponibilità della ASL, perché l'apertura di una seduta al drive di Arezzo è stata in collaborazione con il dottor Buccino, che devo dire si è speso proprio per aiutarci a mettere in atto questo protocollo proprio nel momento di transizione. Il giorno che arrivava la nota da oggi siamo esecutivi è arrivata anche la comunicazione del positivo, che è stata gestita appunto in estrema rapidità. Si sono presentate tutte le famiglie a questo appuntamento? Purtroppo no, la maggioranza, la stragrande maggioranza sì, una famiglia non si è presentata, il bambino quindi non ha fatto il tampone e a quel punto la ASL ha emesso un provvedimento di quarantena, poiché i bambini senza il tampone non possono rientrare a scuola. Questa è un'opportunità che noi, come dire, offriamo, che la ASL e la nuova norma prevede, ma chiaramente se le famiglie non fanno il tampone il bambino non può rientrare a scuola. Dovranno fare questo famoso T5 adesso? Adesso mercoledì abbiamo di nuovo concordato con la ASL che verrà fatto il T5, quindi il tampone di controllo, e i bambini, se tutti negativi, e noi ce lo auguriamo a questo punto, rientreranno a scuola, avranno attraversato la prima non quarantena di una classe. Questo è stato veramente una bella soddisfazione. Questo è quanto è successo appunto in questo caso a Civitella. Nicola, è un caso gestito a cavallo anche di un fine settimana, quindi non era scontato che insomma poi diciamo finisse così. Ecco, hai altre domande? Sì, vorrei ricordare sempre per completezza di informazione, magari anche con la dirigente, cosa sarebbe successo qualora dopo il primo caso di bambino positivo ne fosse arrivato un altro, perché tutto cambia qualora ci fossero due positivi in classe. Le regole in questo caso sono diametralmente opposte. Ovviamente qui siamo nella scuola primaria, quindi non c'è la distinzione vaccinati, non vaccinati. Se ci fosse stato un secondo caso positivo avremmo dovuto esaminare attentamente la situazione e valutare a quel punto un'eventuale quarantena della classe. Però ringraziando la scienza questo non è accaduto, quindi i ragazzi sono rientrati tutti. Nella scuola secondaria, ad esempio, in una situazione analoga abbiamo assistito a una differenziazione delle quarantene. I ragazzi vaccinati hanno fatto 7 giorni di quarantena, i ragazzi non vaccinati invece ne hanno fatti 10, con obbligo ovviamente del tampone al termine.
Grazie dirigente, grazie Greta. Insomma, Giachi, vorrei sottolineare un aspetto delle parole della dirigente scolastica. Stava per dire grazie al cielo e invece ha detto grazie alla scienza. Insomma, non è una si è mantenuta, un passaggio di poco conto, no? No, devo dire, io dico grazie al cielo, grazie alla scienza, grazie al buon funzionamento delle amministrazioni e alla buona volontà dell'amministrazione scolastica, perché so i dirigenti scolastici quanta fatica fanno ad arginare le pressioni delle famiglie, ad ascoltare tutti, a tenere insieme appunto le famiglie Novax che ci sono e mandano i figli a scuola con le giuste esigenze di preservare e di applicare le regole. Credo che questo nuovo sistema di regole potrà evitarci i guasti della DAD che ci sono stati nell'anno passato, nello scorso anno scolastico. Allo stesso tempo devo dire che in Toscana si sta sperimentando ed entrerà in vigore, credo dopodomani, un sistema automatizzato addirittura di innesco di tutta la procedura di verifica attraverso la concessione, nel momento in cui si verificasse la presenza di un positivo, di un QR code a ogni studente, con il quale avverrà il transito di tutte le informazioni. Esatto. Verrà fissato il tampone zero, transiterà l'informazione alla famiglia e alla scuola e verrà fissato il tampone T5, quello di conferma al quinto giorno. Anche questo per agevolare ancora di più il funzionamento dell'amministrazione e agevolare anche le famiglie che non devono andare a prenotare o prendere contatto con gli ambulatori per fissare i tamponi in un momento in cui tanti fanno richiesta assolutamente di screening. Passaggio, cioè queste nuove regole sono un po' cervellotiche, un po' complicate da capire, ma insomma se tutto poi avviene con un QR code, ormai siamo abituati con il Green Pass ad averci familiarità un po' tutti, certo. E quindi diciamo le regole un po' cervellotiche, facili però da applicare e soprattutto che ci mantengono in sicurezza, insomma. Guardi, sono fondamentali le regole sempre, ma in questo caso ancora di più lo sono e lo stanno dimostrando. Io credo che in Italia fino a poco tempo fa ci siamo sempre contraddistinti quando eravamo in emergenza. Quando eravamo in emergenza eravamo bravissimi, nell'ordinario abbiamo avuto dei problemi. Ecco, l'orgoglio e la soddisfazione più grossa a vedere che ora anche nell'ordinario riusciamo a essere molto capaci, molto organizzati e i risultati si vedano. Per cui ben vengano le regole, dobbiamo anche, non con la forza ma con la volontà, con il dialogo, spiegarlo a tutti che sono fondamentali per vivere in una società più tranquilla. Per cui ben vengano queste regole, ben venga il lavoro di tutti i dirigenti scolastici che stanno facendo un grande lavoro sui vari territori e fanno anche un lavoro di tranquillità nelle famiglie, nei bambini, che trasmettano loro e sono fondamentali per poter avere un percorso normale, ordinario di quotidianità, perché ha ultimamente mancato la quotidianità e questo invece è fondamentale. Intanto appunto lento ritorno alla normalità, purtroppo dobbiamo dare una brutta notizia di cronaca appena arrivata in redazione, l'ennesima morte sul lavoro in Toscana, un operaio a perdere la vita attorno a mezzogiorno di oggi a Cerreto Guidi in un cantiere per la realizzazione di un collettore fognario nei pressi del depuratore, la vittima un operaio di 51 anni che ha perso la vita ribaltandosi con uno schiacciasassi che stava guidando finendo in un fossato. Gli ispettori dell'ASL Toscana Centro e Carabinieri Territoriali per i rilievi per l'uomo purtroppo non c'è stato niente da fare. Questa è una brutta pagina e una lunga catena che purtroppo ci troviamo ancora a dover allungare. E dicevamo, intanto ci stiamo lavorando e tra poco, se sarà possibile, andremo anche in diretta per vedere la situazione. Dicevamo del lento ritorno alla normalità per quanto riguarda la scuola. Sperano che sia una stagione di normalità anche gli operatori della nostra montagna. Andiamo da Francesco Storai per parlare con chi gestisce anche le funivie della Betone, insomma delle montagne della Toscana, che lo scorso anno di fatto non ha lavorato mai. Quali sono le prospettive? Cosa si aspetta quest'anno, Francesco? Proprio così, Nicola, oltretutto l'anno scorso una stagione invernale tremenda, perché come ben ricorderete c'era il lockdown, impianti di risalite chiusi e beffardamente c'erano 2 metri di neve al passo in un inverno nevoso come non lo si vedeva da veramente tanti anni. Quest'anno la stagione turistica deve ancora iniziare, tutto è pronto, però, e lo chiedo ad Andrea Formento, mancano ancora i ristori del governo Conte, dell'ex governo Conte, ancora quei soldi per gli impianti di risalita, per gli esercizi commerciali,
de facto non sono arrivati. Sì, a oggi praticamente non è arrivato un euro di quelli promessi, fortunatamente però grazie all'attività dei ministri Garavaglia e Gelmini proprio la scorsa settimana è uscita la piattaforma che ci consentirà di poter richiedere i contributi che dovranno ristorare i mancati incassi che sono appunto svaniti a causa della pandemia in una situazione che era veramente eccezionale, perché la quantità di neve presente l'anno scorso nei nostri comprensori è un fatto raro, però noi speriamo che quest'anno ci possa rendere la stessa quantità di neve. I preavvisi ci possono essere perché già in questo momento in Piemonte sta nevicando abbondantemente, per cui siamo fiduciosi. Nel frattempo abbiamo preparato gli impianti di risalita, abbiamo messo in funzione, facendo le prime prove, gli impianti di innevamento, per cui la stazione di Abetone Cutigliano è praticamente pronta per accogliere appunto la possibile nevicata delle prossime settimane. In tutto questo c'è un altro elemento interessante, che è una difficoltà nel ritrovare forza lavoro più degli altri anni. Anche ad Abetone, anche a Cutigliano mancano persone al lavoro. Sì, è un pochino un assurdo. Siamo disponibili a assumere centinaia di persone e fino ad oggi diciamo che non abbiamo coperto tutte le mansioni che sono nel settore turistico, sia per quanto riguarda gli impianti di risalita ma anche per quanto riguarda le attività commerciali, per cui sembra quasi un paradosso in un momento di grande difficoltà economica non poter disporre della manodopera necessaria per garantire il funzionamento di queste strutture. Chiederemo ai nostri dipendenti che abbiamo tuttora che riescano a fare degli sforzi maggiori, ma naturalmente è anche un invito per chi avesse necessità di lavorare di rivolgersi alle nostre strutture, perché potremmo offrirgli il posto di lavoro stagionale, che penso sia un fatto importante in questo momento. E tornando un attimo da un punto di vista invece turistico, un'ipotetica giornata di sci ad Abetone, a Cutigliano in questo momento, come diventa? Servirà il Green Pass per accedere agli impianti di risalita oppure ancora non ci sono regole in tal senso? Beh, oggi la situazione è ancora in completa evoluzione. Se dobbiamo considerare quella che è la situazione legislativa in questo momento, le leggi vigenti, il Green Pass è necessario per completare fino all'80% la capienza degli impianti chiusi, mentre invece non è necessario per gli impianti aperti, cioè impianti chiusi funivie, impianti aperti le seggiovie. Certo è che ci aspettiamo da questo punto di vista probabilmente degli interventi un pochino più restrittivi. Rimane, e secondo noi è fondamentale che rimanga, la possibilità di effettuare il tampone per poter sopperire alla mancanza di volontà di fare il vaccino. Nicola, a te la linea. Domani, Mazzetti, vi vedrete con questi rappresentanti per analizzare le istanze. Lei me l'ha detto a microfoni spenti, ma insomma siamo questo. No? Sì, domani ho organizzato proprio dal ministro Gelmini, che ha la delega alla montagna, un gruppo di sindaci della Toscana montani, molti da Lunigiana, e anche l'assessore Formento, che è qui in collegamento, che verrà in rappresentanza dell'Abetone, proprio per parlare di tutte le problematiche della montagna, per vedere come uscire da questo lungo periodo di crisi, prima sanitaria e poi economica, ma anche per uno sviluppo futuro del territorio. E proprio per questo, visto che è in direzione d'arrivo una legge sulla montagna, dove voglio che i nostri Appennini siano partecipi quanto le Alpi e tutta la parte delle Dolomiti, perché gli Appennini sono sempre considerati di secondo livello, invece hanno ancora più bisogno di alcune cose rispetto ad altre zone. Ed è proprio per questo che sto lavorando con il ministro Gelmini per dare un contributo diverso a questa legge, che non guardi soltanto la parte nord dell'Italia, ma anche tutto l'Appennino, che poi l'Appennino va dall'Emilia Romagna fino ad arrivare alla Calabria e per cui è importante questo. Per non far sì che vengano abbandonate queste zone, perché con l'abbandono diventerebbe una cosa ancora più tragica, e perché soprattutto non abbiamo, come da altre parti, un turismo particolare, cioè basato a 365 giorni l'anno. Ecco, noi vogliamo che anche l'Appennino
come le altre parti montane, abbia un turismo a 365 giorni. Ed è per questo che domani molti rappresentanti, diciamo, dei comuni, dei piccoli comuni montani che hanno caratteristiche diverse dell'Appennino, saranno con me e insieme al senatore Mallegni, coordinatore regionale di Forza Italia, accompagneremo questo gruppo di persone dal ministro Gelmini. Tra poco andremo anche al mare, perché non ci facciamo mancare nulla, a sentire i balneari, cosa emerge, quali sono le loro sensazioni dopo le decisioni della scorsa settimana. Intanto, Francesco Formento, che istanze porterete a questi incontri di domani a Roma? Beh, io intanto voglio ringraziare l'onorevole Mazzetti, così come il senatore Mallegni, perché in questi mesi sono stati molto vicini al nostro territorio, alle nostre aziende e pertanto hanno sensibilizzato in maniera importante il governo affinché fosse portato a conclusione l'iter dei ristori. Naturalmente io condivido in pieno quello che ha detto l'onorevole Mazzetti. Da parte nostra le nostre istanze sono quelle che il territorio dell'Appennino abbia le stesse capacità di intercettare finanziamenti così come avviene nelle regioni e nelle province autonome. C'è un gap differenziale che è basato principalmente sulla possibilità di intervento da parte degli enti pubblici nelle regioni, nelle province autonome, dove gli interventi sono importanti, e invece contrariamente nelle capacità dei bilanci delle regioni a statuto ordinario. Per cui questo è il primo aspetto. E poi il PNRR diventerà fondamentale per lo sviluppo della montagna. La montagna ha bisogno di essere sostenuta sia a livello di infrastrutture, per cui collegamenti stradali, per cui anche la possibilità di ipotizzare nuovi collegamenti anche ferroviari, ma anche il sostegno alle imprese. Fare impresa in montagna è senz'altro molto, ma molto più difficile, sia da un punto di vista ambientale, ma soprattutto da un punto di vista economico, che fare impresa nelle città. Ed è per questo che contiamo sulle risorse del PNRR e sulla capacità, e veramente ripeto i ringraziamenti per l'onorevole Mazzetti e il senatore Mallegni, di intercedere presso gli organi governativi affinché alla montagna gli sia, soprattutto quella appenninica, gli sia riconosciuto quel ruolo che gli spetta e che dà la possibilità a tantissime persone di poter continuare a vivere sulla montagna e di evitare pertanto lo spopolamento, che sarebbe il peggior danno per tutto il territorio nazionale. Grazie Francesco, grazie ad Andrea Formento. Dicevamo del turismo, Giachi, da anche ex vice sindaca di Firenze, a Firenze sta tornando, diciamo, come prima, più di prima, diceva una canzone. Ma più di prima no, neanche forse completamente come prima. C'è una buona ripresa, mancano ancora tutti gli intercontinentali, diciamo i voli intercontinentali, quindi c'è ancora da fare. È chiaro che le città come Firenze soffrono di overtourism quando c'è, ma le città d'arte sono state i luoghi più penalizzati, certo, dalla pandemia e dallo stop pandemico. Anche la montagna l'anno scorso. Anche la montagna, peggio. Ma in proporzione i centri, le città d'arte hanno avuto il colpo più grave, anche perché non c'è stata poi la ripresa estiva come ci si aspettava, perché chiaramente dovendo scegliere i turisti hanno preferito i luoghi dove si vive all'aria aperta. Ma devo dire che la Regione ha dato molta attenzione alle aree montane, ci sono svolti adesso la settimana scorsa gli Stati Generali della Montagna con la Vicepresidente Saccardi e con i comuni toscani, sono già stati fatti bandi di ristoro per la montagna dedicati alle categorie più colpite, mi vengono in mente i maestri di sci, ma non solo, anche gli esercenti e gli impianti, e quindi è chiaro che non si fa mai abbastanza per riparare i danni di questa pandemia, ma ben vengano le soluzioni dovunque esse si trovano per poter dare una mano a queste categorie che significano tanti posti di lavoro. Assolutamente. Ci fermiamo per un attimo, poi come dicevamo andiamo al mare per analizzare anche l'altra faccia della medaglia, tra pochissimo dopo la pubblicità.